Laura Rizzi, lei ha sottolineato l'importanza del servizio di tutorato, che è quasi un unicum nel panorama delle università italiane. Sì, è un servizio che abbiamo implementato negli anni e adesso abbiamo raggiunto, secondo me, un livello ottimale, perché i tutor informativi che oggi abbiamo presentato e che sono quelli che si trovano qui allo Student Day, ma in qualsiasi evento d'orientamento, in realtà non sono gli unici tutor che noi abbiamo a UniUD, sono affiancati da tutor didattici, tutor trasversali, tutor e-learning. Il servizio di tutorato quindi diventa un servizio di accoglienza, di supporto agli studenti delle scuole superiori quando devono decidere, ma all'ingresso quando iniziano a studiare, iniziano ad affrontare i primi esami. È un servizio, voglio dire, estremamente variegato, estremamente diffuso, estremamente capillare, e ritengo che effettivamente sia un punto di forza, sia una bella squadra che collabora con noi. Quanti sono i tutor nel complesso? Allora, circa 60 i tutor informativi, a cui si aggiungono una quarantina di tutor didattici, più i tutor e-learning e trasversali, penso che intorno saremo a un centinaio di tutor complessivamente a UniUD ogni anno. Manuela Croatto, perché è così importante per l'Università degli Studi di Udine il servizio ASTU? Allora, ASTU è l'area servizi agli studenti ed è importante soprattutto per gli studenti, perché ha l'obiettivo di accompagnarli dall'inizio, da quando valutano la possibilità di iscriversi da noi, a quando poi finiscono il loro percorso e vengono orientati verso il mondo del lavoro. ASTU si occupa di garantire una serie di servizi finalizzati a far star bene gli studenti all'università. Cioè, l'esperienza deve essere positiva sia per le cose che si imparano, ma anche per le relazioni che si instaurano, per gli ambienti in cui si vive e per come ci si impara ad interfacciare con il mondo del lavoro, con i colleghi, con i professori, con il personale dell'università. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa esperienza sia formativa, ma soprattutto positiva sul piano della persona. Cristina Disit, ancora un grande successo anche per questo Student Day 2020 in termini di partecipazione. Sì, anche quest'anno possiamo contare su oltre 5.000 studenti prenotati sulle due giornate alle varie attività che offre lo Student Day, dalle presentazioni dei corsi alla possibilità ovviamente di confrontarsi con i tutor che sorvegliano e sono presenti a tutti gli stand informativi e disponibili ad ogni chiarimento, e inoltre alle attività più di approfondimento come il lab time o le simulazioni dei corsi. Quindi anche quest'anno una grande occasione per i ragazzi per entrare nel contesto universitario e vedere cosa significa studiare all'università.